a tutti ragazzi e bentornati dopo tanto tanto tempo sul canale di Atomic06. Oggi ci troviamo qui con il primo video del canale, come già accennato in precedenza, dopo tanto tempo, e ci troviamo su Microsoft Flight Simulator, che sarà il videogioco, tra virgolette, il simulatore che verrà portato sul canale, quindi vedremo solamente contenuti inerenti a Microsoft Flight Simulator. E in particolare oggi ci troviamo qui per la prima in bellezza con questo stupendo F-104 all'aeroporto di Grosseto. Il volo che vedremo oggi sarà un volo VFR, quindi volo a vista dall'aeroporto militare di Grosseto fino all'aeroporto militare di Istrana. Dovrebbe durare una trentina di minuti circa, velocità di crociera di 450 nodi. Ma un po' di meno, dato che adesso facciamo il pieno del carburante e voleremo sempre a posto bruciatore inserito a velocità tra Mach 1 e Mach 1.5. Dipende insomma dalla quota a cui voleremo. Detto ciò, io spero che questo contenuto vi piaccia, dato che è tanto tempo che non ci si sente. Datemi un feedback, mettete like se vi piace il video, dislike se non vi piace, non è un problema. E soprattutto commentate perché io ho bisogno del vostro feedback per la serie, ecco. Detto ciò, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a fare lo startup di questo magnifico aereo. Passiamo intanto in visuale cockpit e chiamiamo l'APU. Prima però bisogna fare il pieno di carburante, giustamente. Allora, serbatoi aggiuntivi e carico massimo. Chiamiamo l'APU e la accendiamo. Ora che abbiamo acceso l'APU, non dobbiamo fare altro che accendere le luci di navigazione e le luci della strumentazione. Olle. E adesso premiamo lo starter. Olla. A posto. Come sentite, il motore della bestia si sta avviando e tra poco saremo pronti per il rullaggio. Certo che, guardatela, non è stupenda. Fantastica. Vedo che noi abbiamo un esemplare di F5C, mi sembra di vedere. Molto carino, molto carino. Se ci faccio un F5 in Italia, soprattutto a Grosseto, non lo so, ma buono così. Comunque, quello probabilmente sarà un bot. Ma stiamo volando con le condizioni meteo in tempo reale e col traffico aereo in tempo reale, oltre che quello del multiplayer. E quindi mi aspetto di trovare parecchio traffico nei cieli, magari non è strana perché ecco, è un aeroporto militare, però passando per Venezia, perché passeremo sul litorale della nostra amatissima Venezia, dovrebbe esserci parecchio traffico aereo in arrivo e in partenza da LAPZ, quindi l'aeroporto di Venezia Tessera. Il motore dovrebbe essere pronto, verifichiamo, spegniamo l'APU intanto. Ok, i giri motori sono giusti. Proviamo. Olla, sì, i giri motori sono perfetti. Abbiamo ancora il canopy, quindi la calotta aperta. La chiuderemo in fase di predecollo. Allora, checklist, flap inseriti. In teoria non serve nient'altro. Sperando che io non mi sia dimenticato qualcosa. Potremmo anche accendere il mirino, però credo che ostruisca la visuale e basta, dato che non abbiamo un armamento in dotazione in questo esatto momento. E quindi, che dire, contattiamo l'ATC per il decollo. Per il decollo. Ok, in teoria. Ok, l'audio è più alto rispetto.
Là. Allora, ci sintonizziamo su Grosseto Suolo e gli chiediamo, facciamo richiesta per il rullaggio partenza diretta, quindi departure straight on. Grosseto Ground, Darda 10, request taxi for takeoff departing straight out. Darda 10, taxi to an hold short of runway 21 right via taxiway hotel. Contact tower on 128.105 when ready. Ok, ci hanno detto di rullare Taxi sulla 2 and hold pista short runway 21 21R, right using taxiway hotel, Darda 10. però non so se la partenza sia a sud o a nord, perché io potrei rullare anche qui. Non si chiamerebbe 21R la pista probabilmente, ma io non so dove mi trovo, cioè non ho mai volato da questo aeroporto in particolare, perciò non saprei la direzione in cui andare e quale pista prendere. Oh, certo che vedere lo spillone che si muove ed è pronto a prendere il volo è sempre un'emozione unica. Io ho avuto il piacere di vederlo volare in Italia a pratica di mare l'anno scorso, è stata una bellissima esperienza. Se succederà ve lo consiglio perché è veramente stupendo. Ok, immagino che la 21R sia questa qui, non ne sono sicuro, quindi adesso andiamo a verificare e se no ci alliniamo dall'altra parte e ci becchiamo direttamente con l'aereo allineato. Ok, eccoci finalmente sulla pista giusta, la 21R, pronti per il decollo. Ora contattiamo Grosseto Torre per l'autorizzazione per il decollo Grosseto Tower, e Darda 10 partiamo. ready at runway 21 right, straight out departure. Darda 10, wing 2, 3, 7, hit 7. Autorizzazione al decollo ricevuta, quindi dobbiamo chiudere il cockpit e Clear for possiamo poi takeoff runway decollare. 21 right, Quindi Darda 10. cockpit in chiusura, posto bruciatore pieno. Scusate se non siamo perfettamente centrati, che facendo la visuale esterna fa un po' fatica. Comunque guardate quanto è bello lo spigone quando si leva, non mi sembra. Guardando su, iniziamo la salita. Siamo molto pesanti. Eppure ho usato molto poco pista per decollare. Rafforzati. Infatti ci sta dicendo che dobbiamo cambiare frequenza perché stiamo uscendo dal loro spazio aereo. Adesso, volendo, possiamo contattare anche il Milano Centro sulla 124.925, ma non mi va, cioè, vi spiego. Questo è un volo fatto per divertirsi. Non stiamo parlando di volare con un A320, faremo anche quello, ma stiamo parlando di un volo con un F104, ecco. E quindi semplicemente ci atterremmo noi al piano di volo senza l'intrigo dell'ATC e dei TCR. Ok, vediamo la rotta, non so quale sia perché in direzione di Londra è la 305, però in direzione del sud non me la ricordo e nemmeno per tornare a nord, semplicemente ci atteniamo alla mappa VFR e prendiamo questa. Veramente veramente un modello stupendo, è stato fatto un ottimo lavoro con questo aeromobile. Come vi dissi all'inizio video, io ho bisogno di feedback da parte vostra perché in realtà mi ha consigliato un mio amico di, visto che io ho la passione per il volo, di restaurare il mio vecchio canale YouTube
per portare contenuti inerenti al volo, dato che mi sono fatto da poco la postazione che mi permette di giocare e giocare. Non sarebbe il termine corretto, ma comunque sì, di giocare a Microsoft Flight Simulator. E perciò io ho bisogno di vostri feedback, perché se il contenuto vi piace io mi impegno e ve lo porto settimanalmente. Qualsiasi contenuto voi vogliate, no? Potete anche scrivermelo nei commenti, magari non volete volare con un F-104 ma con un F-18, oppure con una 320, oppure con un Airbus A380, con un Antonov-225, a me non fa differenza. Mi dovete dire voi che cosa vi piace vedere, perché io ho proprio la passione per il volo, che sia il 104, che è il mio aereo preferito, che sia un Antonov, che è praticamente l'aereo con l'apertura alare maggiore del mondo, che purtroppo è stato distrutto in un bombardamento nucleare. Di questo magari ne parleremo un'altra volta. Ecco, altra cosa che si potrebbe trattare nel canale è la storia dell'aviazione, magari potremmo fare anche questo. Allora, non capisco, mi siano ammassati in frappa a cazzo, non li ho toccati, sono passati. Infatti ho visto un calo di nodi da 500 qualcosa nodi a 300 nodi e mi ho preso un attimino il colpo. Dopo, vabbè, nodi per... vabbè, dicevamo, magari della storia della lezione, la storia di un particolare aereo, la storia di una particolare impresa, magari anche quella dello spirito fluid. Ci sono tante storie che meritano di essere raccontate della lezione, sia italiana che americana e perché no anche francese. Vabbè, detto questo, io magari vi lascio anche godervi il volo, perché secondo me queste sono le parti migliori, quando ti trovi il volo per conto tuo e puoi godere di questa spettacolare vista. Dovremmo trovarci all'altezza di Bologna, circa 14 minuti dall'aeroporto di Strana. Allora, da qui procederemo verso Venezia per farle un saluto e dopo, adesso non capisco perché stia continuando a ballare, ok, era un problema di tempo, credo. E dopo ci dirigeremo in avvicinamento diretto pista a Strana. Ed eccoci arrivati, ragazzi, all'altezza di Venezia. Faccio tanto vedere là in fondo, in questo magnifico F-104 Starfighter. Ora faremo un passaggio cadente alla velocità supersonica, e quindi a una velocità di praticamente Mach 1 faremo un passaggio paradente sulla messa. Calcherà un po' perché ho messo tutta la grafica al massimo, però sempre scoprendo che sono in questa città, soprattutto a queste altissime velocità che sono quelle del F-104 Starfighter. Ma non è quanto l'altro, però bellissimo, ne vale sempre la pena. E con questo inchino fatto a Venezia ci accingiamo a rientrare a Strana. We'll be right back.
qui ragazzi, giunti alla parte finale del nostro viaggio, che è appunto l'atterraggio all'aeroporto LAPS o Aeroporto Militare di Istrana. Olla, siamo proprio perfetti. Una discesa un po' troppo veloce, ma ce la facciamo molto tranquillamente. Freni estesi. Olla. Manetta tutta indietro. Paracadute tirato fuori. O drag chute. Olle. Ed eccoci arrivati all'aeroporto di Strano. Ora non faremo altro che rullare verso il parcheggio e ci saluteremo lì. Ritraiamo gli aerofreni. Contattiamo il Stranasuolo che ci dirà dove andare. Ecco qui. Vedete che io lo lancio per il parcheggio. Lezione generale, quindi praticamente mi sta dicendo che mi metto dove mi pare alla fine. E io direi di venire in questa zona qua, che nella realtà era la parte in cui stava il 22° gruppo F104, giusto per onorare il nostro caro F104. E ci piazziamo casomai qui. Eccoci qua. Bellissimo. Apriamo il cockpit. Sganciamo il paracadute e spegniamo il motore. Sentite il mugolio caratteristico dell'F-104, quanto è bello, veramente fantastico. Ecco ragazzi, con questo bellissimo F-104 di sfondo io vi saluto, spero come sempre che il video vi sia piaciuto e vi chiedo di lasciare un like e di lasciare un commento per supportarmi, per supportare la serie, e vi do appuntamento al prossimo video.